che bello, mamma mia, onore, grande. Lo consumiamo. Tutti, grazie a Riccardo di aver accettato il nostro invito, è un'emozione veramente grandissima pensare Piadena, Parigi, Piadena Drizona, Parigi e di nuovo Piadena Drizona, di aver qui un atleta che ha partecipato alle Olimpiadi. Tra l'altro per te sono state la prima volta, no? Quindi immagino, insomma, è un'emozione per me averti qui, non oso immaginare cosa voglia dire essere stato là nel mezzo di questa manifestazione incredibile. Sì, sì, devo dire che effettivamente la... prendo il microfono, l'emozione è stata veramente incredibile, già io vorrei dire da due mesi, nel senso da quando ho fatto i campionati europei a Roma, che sono andati molto bene e sapevo che mi stavo giocando la qualificazione e quindi stavo aspettando con trepidazione le decisioni della federazione e alla fine, quando poi circa un mese fa è arrivata la notizia, devo dire che l'emozione non è mai scemata, cioè è stato tutto un crescendo e, come ho appena detto, qui fuori dalle telecamere, fare i giochi olimpici, gareggiare i giochi olimpici in una città come Parigi, secondo me è diverso che poterlo fare magari in altre città, no? Parigi è iconica, la Tour Eiffel anche, è uno dei simboli, no, più riconosciuti al mondo e passarci sotto 20 volte effettivamente è stata un'emozione veramente unica. Una cosa che segna, io credo, un ricordo indelebile poi. Sì, no, per tanti fattori diversi. Sì, sì, assolutamente, assolutamente. E speravo, dico subito che speravo di fare un pochino meglio come risultato, ma comunque è stato un anno che appunto mi ha fatto... dove ho avuto perennemente il sogno di poter essere su quella linea di partenza e ovviamente anche gli anni precedenti, perché è una cosa che sogni da quando cominci a fare atletica. Però da un anno a questa parte ho cominciato a vederlo più tangibile, più raggiungibile e quindi ho fatto tutto quello che potevo quest'anno per essere su quella linea di partenza e effettivamente ho pagato un pochino, insomma, la stagione impegnativa appunto per riuscire ad esserci e probabilmente l'emozione, tutto, però cioè, non mi toglierà mai nessuno di esserci stato, ecco. È una disciplina che ha bisogno di tanta esperienza, a differenza di altri sport dove quando raggiungi una certa età oramai hai toccato il massimo che potevi dare. Io credo invece che nel caso della marcia tu sei ancora molto giovane, quindi abbia tanti anni davanti per migliorare. Sì, sì, per fortuna è una specialità molto longeva, quindi il podio parla da sé, comunque sono tutti ragazzi over 30 e comunque under 30 eravamo, mi sembra su 48 eravamo circa 6 o 7, comunque under 30. Io ero 24, quindi sono effettivamente giovane per questa specialità. Secondo me era fondamentale riuscire ad essere qui a Parigi perché ovviamente il contesto olimpico è un contesto che sembra... Io mi sono accorto che rispetto a europei o mondiali, o noi abbiamo anche un'altra competizione, Coppa del Mondo, Coppa Europa, è un momento dove tutti arrivano al 100%, mentre invece in altri momenti dell'anno qualcuno può puntare su altre gare, qualcuno fa magari il campionato europeo, come è successo quest'anno, di passaggio A. Cioè ci sono eventi che non sono il clou. Sono arrivato a quello che è il clou e mi sono accorto che comunque il parterre, quando arriva tutto al 100%, è veramente notevole. Quindi ho già fatto tanta strada tra qua e San Lorenzino, ma mi sa che ce la farà ancora un po' di più il solco, perché di pasta asciutta ce n'era a mangiare, ecco, per dirla all'italiana. E sì, comunque veramente un'emozione unica, un pubblico
devo dire grazie alla partecipazione sia dei tifosi sia quella francese, no? Che non abbiamo alla fine non ce ne sono di Asti, no? Tra noi francesi è solo un po' così una leggenda metropolitana, e comunque è veramente un tifo esagerato, una città tutta a servizio degli atleti, è stato bello, bello tutto, bello il villaggio, nonostante qualche piccola criticità, bello, bello tutto, bello bello tutto. Prima che iniziassero le Olimpiadi e si era parlato anche di te, della tua partecipazione, e quindi ci fa piacere averlo qui oggi perché sappiamo che ha fatto parte comunque della sua formazione. Bene, innanzitutto allora ringrazio tantissimo il sindaco e l'assessore che hanno avuto il piacere e la cortesia di invitarmi a essere qui con voi tutti. E sono qui al limite improprio rispetto all'amministrazione comunale, ma siccome condivido moltissimo questa vostra esperienza che sta partendo, e faccio gli auguri in questo senso anche a voi tutti. Grazie. Ecco, essere qui vicino a Riccardo mi fa solo piacere, perché nel 2009, 2010, 2011 Riccardo è stato nostro atleta giovanile, e già presentava le sue caratteristiche meravigliose di essere un giovane con tantissima prospettiva. Come dicevo che Desalo è nato per la velocità, Riccardo è nato per marciare, perché ha una tale capacità espressiva in termini di mobilità articolare delle anche e degli arti inferiori, uniti poi con la coordinazione degli arti superiori, che non poteva altro che essere quella la sua disciplina elettiva. Veniva un po' che dalla danza, quindi questo a dire che anche quello favoriva già la ritmica, perché la marcia è un'azione ritmica, in più è un'azione di resistenza organica. Quindi per quello che giustamente Riccardo ci diceva è una disciplina longeva, come dice anche la sindaco, perché non è una velocità che esprime con una grande potenza e che si brucia poi con gli anni. Ecco, Desalu, gli auguro tutto di cuore di fare anche a Los Angeles prossime Olimpiadi, ma non è scontato. Per Riccardo due Olimpiadi le ha davanti sicuramente, potrebbe averne anche tre, glielo auguro tantissimo. Certo che altro che solco nelle vie di piano, eccetera, perché io dovevo fare chilometri e chilometri. Adesso hanno asfaltato la via Vento, perché no fare, pensare, progettare una Torino-Venezia tutta di marcia, con le sue tappe, Riccardo? Come faceva il grande Pamić. Pamić è stato uno dei grandi atleti della marcia italiana, lui a Trieste, lavorava lui in un'azienda Agip di quel genere, su carburanti, era andato a abitare a 40 km dal posto di lavoro, che alla mattina si faceva i 40 km, al ritorno si faceva del lavoro, si cambiava e si è allenato così, d'altra parte è stato campione olimpionico anche lui, eccetera. Questo per dire insomma che tipo di disciplina ha scelto Riccardo, di estremo sacrificio, di estrema fatica e di grandi emozioni, perché in effetti il risultato, lo dico anch'io, Riccardo, auspicavo un piazzamento migliore, ma non è il 40° posto o il 30° posto che cambia, non cambia nulla. È lo spirito con cui lui l'ha affrontato e affronterà sicuramente da ieri, non da oggi e domani, i nuovi allenamenti, che sarei già, sei in vacanza, ma non puoi stare lontano dal marciare quotidiano, perché è come il pane quotidiano da marciare per te. Che lo sport, è così lo dico a tanti amministratori e genitori, lo sport è un grande valore. E anche se parliamo di sport di tutti, e per me l'impegno, il ruolo di un ente locale è quello di creare l'opportunità dello sport di tutti. Perché lo sport è formativo ed è una base anche di salute, salutistico importantissimo. Previene tante malattie che poi si generano col crescere dell'età, eccetera. Però ha un grandissimo valore lo sport agonistico e non va demonizzato lo sport agonistico, assolutamente, perché per giungere allo sport agonistico occorre fare altri passaggi molto importanti, che sono segno di una maturità interiore, di una maturità complessiva, non è solo fisico, Non è che l'atleta di qualunque disciplina sia forte fisicamente, l'abbiamo visto, quante controprestazioni anche nell'atletica quest'anno ci sono state fatte. Il presidente May si sognava un'atletica dopo aver vinto gli europei, che è stato un successo infinito, Riccardo bravissimo, e non solo tu, l'Italia ha brillato, per la prima volta vince una Coppa Europa
incredibile, ma queste prestazioni stanno a significare che non tutti si è sempre pronti ad affrontare un'esperienza impegnativa come un momento agonistico. E comunque, mutuando lo sport nel nostro lavoro quotidiano, sappiamo cosa vuol dire impegnarsi in un certo modo o farlo così tanto per farlo. Insomma. Quindi Riccardo, davvero complimenti e vogliamo seguirti sempre con tanto affetto. Grazie. Allora, prima di tutto grazie a Carlo che ha accettato l'invito, perché lui rappresenta l'Atletica Casalasca, l'Inter Flumina, che è stata società anche di Riccardo, quindi era, c'è un posto giusto, non sei l'ospite indesiderato. E per quanto riguarda Riccardo, ci siamo sentiti appena uscita la notizia di Parigi e gli ho strappato un'altra promessa e speriamo di portarla a casa. E noi lo seguivamo da un po' perché è stato sportivo piadenese dell'anno nel 2016, penso, quindi ci siamo trovati proprio qua. Abbiamo premiato, poi abbiamo fatto quell'incontro famoso con Alessandro Bastoni nel 2017, quindi per noi non è una novità, non è una scoperta, lo teniamo d'occhio da un po'. E ci ha regalato questa cosa, quindi era giusto omaggiarlo. E appena uscita la notizia di Parigi, ancora abbiamo pensato, insieme grazie all'aiuto di grafico di Gianluigi Pederzani, ci siamo adoperati per fare quello che potevamo fare, insomma. Quindi sia lo stendardo che verrà tolto quando finiranno le Olimpiadi e poi avrà un futuro pubblico, questo lo diciamo. E poi abbiamo preparato un altro ringraziamento, un omaggio che speriamo sia di gradimento a Riccardo, che è una piccola cosa rispetto a quello che lui ci sta regalando, perché portare il nome di un paese di 4.000 abitanti a Parigi alle Olimpiadi non è da tutti. Quindi ci sono dei centri molto più grandi di noi che hanno sì degli atleti, ma dobbiamo anche capire che il nostro paese è veramente piccolo e avere uno come Riccardo nella marcia in atletica e uno come Alessandro non è roba tutti i giorni. Noi l'abbiamo capito e per questo che abbiamo instaurato anche questo assessorato allo sport che vuole rappresentare tutti gli sport, dalla marcia al calcio, al basket, anche perché li abbiamo in paese, quindi è giusto valorizzarli. E il lavoro da fare è quello di, come diceva Carlo, unire gli sport e far presente che sono come le strutture, sono pubbliche, sono di tutti, sono accessibili a tutti e lo sport, se praticato nel giusto modo, fa bene non solo a chi lo pratica, ma alle famiglie che hanno i bambini che fanno sport, alle società, al volontariato, che purtroppo è sempre meno, ma quello è un altro discorso. Quindi grazie Riccardo e ci vediamo per quella cosa là. Targa che abbiamo pensato, un diploma insomma, come riconoscimento e ringraziamento per la sua attività. Grazie Riccardo, da parte dell'amministrazione comunale. Congratula con Riccardo Orsoni per il prestigioso traguardo raggiunto con sacrificio e dedizione, portando il nome della nostra comunità alle Olimpiadi di Parigi 2024. Grazie Riccardo, sei il nostro orgoglio e un vero esempio.